Siamo diretti a San Cristo Bal de la Casas, nel Chiapas, stato meridionale del Messico, confinante con il Guatemala. Ci troviamo su un altopiano oltre i 2000 metri. Qui arriva l'umidità del Golfo del Messico che provoca costanti piogge. Da ciò l'esplosione della vegetazione tropicale fino ad oltre i 3000 metri della Sierra Madre. In queste strade si incontrano numerosi posti di blocco. I problemi, oltre al controllo del territorio, riguardano il contrasto al commercio della droga e il traffico di manodopera clandestina. San Cristobal è una delle città coloniali meglio preservate del Messico. Case basse e variopinte, strade lastricate che si riempiono di indios, diretti discendenti dei Maya, vestiti con i loro costumi tradizionali. Gli abitanti indigeni del Chiapas in gran parte abitano i pueblos che circondano San Cristobal e parlano una loro propria lingua e seguono le proprie tradizioni. Comprato da tia, tengo. Per molto tempo la chiusura di queste popolazioni ad influenze esterne è stata totale e le unioni tra consanguinei erano la regola, con pesanti ed evidenti conseguenze dal lato della salute. Solo da qualche anno si sono aperti al turismo. Come ti chiami? Nombre? Ancora stentano nel sorriso, anche i bambini rispondono raramente ad un nostro sorriso. Nueve? Bisogna comprenderli. Sono evidenti i segni di una loro tristezza antica, ma anche di una riservatezza che forse fa da argine alla nostra invadenza. Romantica, sin reparar en formas tales. L'economia locale continua a basarsi principalmente sull'agricoltura. Il loro mercato è coloratissimo. La merce è disposta sui banconi in piramidi perfette. Insomma, si nota una religiosa ed amorevole cura per i prodotti della terra, in diretta consonanza con i loro antenati Maya, per i quali la terra e i suoi prodotti erano considerati divinità. Si vede adesso che sto riprende, no? No, di rosso non si vede. Allora niente. È meglio così. Meglio. Dale, dale, compadre! Una minore timidezza e chiusura si vede anche in queste donne e bambini che inseguono il gruppo. No, 15. Thank you.
Chiapas è arrivato alla ribalta della cronaca per la rivoluzione zapatista del comandante Marcos, che ha portato al riconoscimento di alcuni diritti per il popolo indios. La rivendicazione dei diritti conculcati, una volta iniziata, non si ferma ed oggi gli indios organizzano originali e pacifiche forme di lotta, per ora tollerate dal governo che mal sopporta iniziative che ledono le prerogative dello Stato centrale. Lo Stato cerca di dare qualche risposta, ma lo fa in termini di assistenzialismo. Fanno impressione le file di indios per ritirare il sussidio governativo. Again.